stanotte, anzi stamattina intorno alle 5, delle fortissime esplosioni ci hanno svegliato dalla nostra camera di hotel. Qui siamo a Sviatoshen District, un altro complesso residenziale è stato preso di mira dai razzi dell'armata russa. Alcuni vigili del fuoco si stanno riposando alcuni minuti, stanno lavorando senza sosta dalle 5. Un'altra squadra di vigili del fuoco sta entrando all'interno del palazzo. Questo è un altro dei palazzi colpiti dai bombardamenti di questa mattina presto, e questo è il risultato. Buonasera dal TG1. Come avete appena visto nelle immagini della nostra copertina curata dal fotoreporter Gianluca Panella, è stata un'altra giornata di terrore a Kiev. Colpiti diversi edifici residenziali e una stazione della metropolitana, almeno 4 le vittime. Impedire che la violenza diventi metodo delle regole internazionali, una deriva che può portare altri pericoli, questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Allora vediamo subito il servizio di apertura di Silvia Balducci. La notizia più difficile, la morte di un collega. Pierre Zakreski era un cameraman del canale americano Fox News, uno di quegli esperti. È stato ucciso a 55 anni mentre filmava la devastazione della guerra in Ucraina. Ucciso insieme alla producer ucraina Alexandra Kuvshinova, erano loro la squadra dell'inviato della Fox, Benjamin Hall. Lui è ricoverato in gravi condizioni, ha subito l'amputazione di parte della gamba. L'attacco è avvenuto ieri in questa zona, Orenka, linea calda a nord-ovest di Kiev, dove l'avanzata di Mosca ha provocato morte e devastazione. A poca distanza da Irpin, dove domenica è stato colpito un altro reporter americano, Brent Renault, l'auto centrata poco dopo un checkpoint, un collega cameraman vivo per miracolo. È la brutalità di un conflitto che non lascia scampo nemmeno ai professionisti. Il primo operatore, l'ucraino Yevgeny Sakun, vittima dei missili, è morto nell'attacco alla torre della TV a inizio marzo. Nessuno si improvvisava, nemmeno Zakreski, che aveva filmato l'Iraq, la Siria, l'Afghanistan. Da lì, dopo il ritiro americano, scrive Fox News, aveva anche aiutato alcune famiglie ad uscire dal paese. Il presidente ucraino Zelensky, intanto in collegamento con Londra, annuncia un passo indietro sull'ipotesi di adesione alla NATO. Andiamo subito in diretta dal corrispondente Marco Varvello. Marco, cosa ha detto Zelensky? Per la prima volta ha ammesso esplicitamente che per l'Ucraina per ora non è possibile aderire alla NATO. L'occasione di questa dichiarazione in videoconferenza è stata il vertice della cosiddetta Joint Expeditionary Force, che è un coordinamento militare guidato dal Regno Unito a cui partecipano anche paesi non NATO come Finlandia e Svezia. Appunto, Zelensky, parlando in ucraino, ha detto: non siamo parte della NATO, abbiamo sentito che non possiamo entrarci e dobbiamo riconoscerlo. Questa è proprio la parola chiave, cioè il riconoscimento dell'impossibilità di entrare nell'Alleanza Atlantica, che sappiamo essere una delle condizioni di Putin per cessare le ostilità, e quindi una dichiarazione importante da portare al tavolo delle trattative. Ma sentiamo le parole di Zelensky. Naturalmente l'Ucraina non è un paese membro della NATO, questo lo comprendiamo bene. Sentiamo parlare da molti anni della politica delle porte aperte, ma non possiamo entrare da quelle porte. Questa è la verità e dobbiamo semplicemente accettarla. E sono lieto che il nostro popolo sia arrivato a comprenderlo. Noi contiamo su noi stessi e sui partner che ci stanno aiutando a livello bilaterale. Ed è stata un'altra giornata di terrore, lo dicevamo, a Kiev. Andiamo subito sul campo con l'inviato Ilario Piagnerelli. Ilario, a te. È appena cominciato il lungo coprifuoco di Kiev, il più lungo
dall'inizio di questa guerra. Pensate, terminerà alle 7 di mattina di dopodomani, dunque 36 ore durante le quali neanche noi potremo uscire, si potrà uscire solo per raggiungere un rifugio per chi ne è provvisto nella propria abitazione. La metropolitana si ferma, si trasforma in un enorme rifugio per i civili di Kiev. Questa decisione dopo una giornata che è stata devastante per questa città, un brutale attacco fino al centro praticamente, perché la zona di Lukanivska dista solo 3 chilometri da Maidan, da Piazza Indipendenza, colpito anche un edificio residenziale con 5 vittime. Dunque, se le truppe russe non riescono a sfondare, però attaccano dal cielo e raggiungono ormai quasi in centro. Ma coprifuoco anche per garantire il controllo completo, visto che c'è anche l'incubo dei mercenari di Mosca. Kiev non deve cadere perché significherebbe consegnare l'Ucraina a Putin. In questo clima arrivano, in una visita che resterà nella storia, i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Un viaggio rocambolesco in treno del quale è uscita solo qualche foto, l'hanno fatto sapere all'ultimo minuto perché stanno venendo in una città in guerra, vengono a portare il loro sostegno al presidente Zelensky. Perfino il Papa potrebbe arrivare, almeno stando all'invito del sindaco Vitali Klitschko, confermato dalla Santa Sede. Lo dicevi Ilario, in viaggio appunto arrivano a Kiev i tre premier, intanto a Bruxelles cresce la preoccupazione della NATO che prepara un vertice straordinario alla presenza di Joe Biden. Ci dice di più il corrispondente Donato Bendicenti, a te Donato. E qui nella Kiev, dilaniata dalla guerra che si fa la storia, è qui che la libertà combatte la tirannia. L'Unione Europea sostiene l'Ucraina che può contare sui suoi amici. Il tweet di Morawiecki racconta al mondo che il premier polacco, quello della Repubblica Ceca Fiala e quello sloveno Jansa sono arrivati a Kiev per portare la loro testimonianza di solidarietà e di pace. Intanto, lo dicevi, il segretario generale Stoltenberg ha convocato un vertice straordinario della NATO per il 24 e il 25 di marzo qui a Bruxelles. Ci sarà anche Joe Biden, che poi parteciperà anche ad alcune sessioni del Consiglio europeo già in agenda per portare il ferreo impegno degli Stati Uniti a fianco degli alleati occidentali e a sostegno dell'Ucraina. Intanto varato il quarto pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non ci fermeremo, ha detto Ursula von der Leyen, fin quando Putin non fermerà l'invasione. Tra gli obiettivi, oltre 600 cittadini russi, varato anche il divieto di importazione di acciaio che costerà alla Russia oltre 3 miliardi di euro. Infine l'Ecofin, i ministri dell'economia dell'Unione Europea si sono impegnati a far scendere il prezzo del carburante per sostenere le famiglie e le imprese più esposte al rialzo dei prezzi dell'energia. È tutto a Bruxelles. Ed è stata multata e rilasciata dopo 14 ore di interrogatorio la giornalista della TV di Stato russa che ieri ha interrotto il TG della sera con un cartello di protesta contro la guerra. Sentiamo Monia Venturini. Evviva, brava Marina, grida un'altra donna coraggiosa quando la giornalista esce dal tribunale di Mosca dopo 14 ore di interrogatorio. Momenti difficili, da sola, senza alcuna assistenza legale, dice lei. Domani vi dirò meglio, promette prima di andarsene. Per ora se la cava con una multa di 30.000 rubli, 250 euro, per aver incoraggiato disordini. Marina Ossiannikova è la giornalista della TV di Stato russa che ieri, nel corso del TG della sera, ha inscenato questa clamorosa protesta. Stoppa la guerra, ha gridato alle spalle della conduttrice, in mano un cartello con su scritto «Non credete alla propaganda, vi dicono bugie». Per molti anni ho lavorato per la TV di Stato e per la propaganda del Cremlino e me ne vergogno, spiega Marina in un video preregistrato e affidato ad un gruppo per i diritti umani prima dell'incursione in studio. Subito dopo, come previsto, è stata portata via dalle forze dell'ordine ed è sparita per diverse ore. Nel pomeriggio in tribunale si è dichiarata non colpevole ed ha ripetuto la sua versione. La Russia ha aggredito l'Ucraina, sta commettendo un grave crimine. Parole vietate oggi a Mosca e infatti non finisce qui. Nei prossimi giorni Marina potrà essere processata per aver violato la legge sulle fake news approvata dalla Duma qualche giorno fa.
È dunque un momento molto difficile per la stampa e l'opposizione in Russia, ma questa vicenda ha suscitato clamore anche in Ucraina. Per parlarne abbiamo qui in studio con noi il corrispondente Sergio Paini. Sergio, che reazioni ci sono state a questa vicenda? Ha commentato anche il presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato la giornalista per il coraggio e il valore del suo gesto, che incita a protestare contro Putin e la guerra. Ed è un appello che ricorda un po' quello di Alexei Navalny. Oggi la procura di Mosca ha chiesto 13 anni di reclusione contro l'oppositore, accusato di frode e oltraggio alla corte, ma Navalny, lo sappiamo, già da più di un anno si trova in carcere a causa di una condanna considerata motivata politicamente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che è uno strumento giuridico internazionale che però da oggi è un po' spuntato, perché la Russia si è ritirata formalmente dal Consiglio d'Europa e Mosca è andata anche oltre e ha imposto sanzioni a Biden, al segretario di Stato americano Blinken e al premier canadese Trudeau. E Putin, parlando al telefono con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, ha mandato a picco le borse dicendo che l'Ucraina non sarebbe seria nei negoziati nella ricerca di una soluzione del conflitto mutualmente accettabile. Grazie Sergio. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno a 2000 le auto private che sono riuscite ad uscire dalla città di Mariupol. Famiglie finalmente libere dopo giorni di assedio. A Zaporizhia le ha incontrate l'inviata della RAI, Emma Farnè. Emma, cosa ti hanno raccontato queste persone? Mi hanno raccontato che molti dei loro parenti, purtroppo, e molti familiari, amici, sono ancora nelle cantine, nei bunker, nel teatro di Mariupol, non possono uscire per i costanti bombardamenti e la situazione umanitaria è catastrofica, non c'è più l'acqua, la si raccoglie dai termosifoni oppure sciogliendo la neve quando la neve è disponibile. L'ospedale di Mariupol è controllato adesso dai russi, 400 persone sono sotto ostaggio. Abbiamo raccolto le storie di chi invece è riuscito a scappare, è arrivato a Zaporizhia dopo 24 ore di viaggio. Allora sentiamo, e poi linea a voi. È stato spaventoso. Sulla strada tantissime automobili bruciate, dentro le persone morte. Abbiamo pregato Dio e siamo riusciti a fuggire. Yuri, 20 ore di macchina, con la sua famiglia riparte subito. Come lui sono arrivati da Mariupol dopo un giorno di viaggio. I nastri bianchi sulle automobili per dire siamo civili, non sparateci. Sui finestrini scritto deti, bambini. Per uscire abbiamo dovuto fare a zigzag con le mine per strada, racconta quest'uomo. Gli anziani, dicono i figli, si sognavano il pane di notte perché non c'era da mangiare. Per l'acqua abbiamo preso quella dei termosifoni, racconta Olga, o la pioggia o la neve. Abbiamo cucinato all'aperto con la legna. La gente bruciava i mobili di casa. Ci hanno controllato tutti i telefoni, le foto, i video. Qui ho ancora quello che ho girato vicino a casa mia, dice, guarda. Al centro rifugiati, chi è sopravvissuto a Mariupol cerca i nomi dei parenti. Fuori, il primo pasto senza bombardamenti, dopo tanti giorni. E c'è un nuovo dramma per Mariupol, pazienti e medici tenuti in ostaggio dentro l'ospedale da militari russi, a renderlo noto il sindaco che dice stanno distruggendo la nostra città. Anna Milan. Il fumo delle bombe, il nero del poco che resta, Mariupol vista solo dall'alto perché nemmeno le ambulanze passano lungo queste strade. Nell'ospedale 400 persone sono tenute come in ostaggio. I russi hanno preso medici e pazienti da cui è impossibile uscire, scrive il comune della città su Telegram. La conferma arriva dal vice sindaco. È il nostro secondo ospedale più grande, lì dentro l'esercito tiene prigionieri civili e sanitari. Non riusciamo nemmeno più a contare quanti siano i crimini di guerra qui. I palazzi attorno bruciano in centinaia, terrorizzati, bloccati negli scantinati. Pochi giorni fa, qualche chilometro da qui, l'ospedale pediatrico è diventato bersaglio degli attacchi russi. Non potete immaginare quello che stiamo vedendo. Noi medici cerchiamo di aiutare militari e civili, ma non fanno passare le ambulanze. È impossibile salvarli. Ogni bomba e ogni missile ci distrugge minuto dopo minuto. Mariupol in ginocchio, manca acqua, elettricità, cibo da troppi giorni.
La missione del ministro degli esteri Di Maio in Moldavia, da qui in arrivo, aiuti per i profughi. Potremmo arrivare a 5 milioni di ucraini rifugiati, ha detto il responsabile della Farnesina che è tornato sull'evoluzione del conflitto. Sentiamolo. Abbiamo visto bombardamenti a 10 chilometri dal confine dell'Unione Europea. Noi non cederemo alle provocazioni di Putin, noi continueremo a cercare una strada diplomatica e continueremo con le sanzioni ad aumentare la pressione su Putin rispetto ad una guerra, ad un'invasione che solo lui ha voluto e che non è mai stata provocata. E focus sulla crisi ucraina stamane nell'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Draghi e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. Ci racconta tutto in diretta Mario De Pizzo. Mario, com'è andato l'incontro? Ha avuto un esito positivo. Draghi e Sullivan hanno ribadito l'esigenza di una risposta decisa e unitaria contro l'invasione russa dell'Ucraina e il coordinamento tra Washington e Roma sarà intensificato ad ogni livello. Draghi poi venerdì riceverà a Palazzo Chigi i premier di Spagna e Portogallo. Con loro si collegherà anche il primo ministro greco. C'è un'iniziativa italiana per contenere i riflessi sull'economia europea e soprattutto sull'energia, un'iniziativa che mira a contenere i prezzi del gas acquistato collettivamente dall'Unione Europea in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles di fine mese, ma il governo pensa anche ad interventi immediati e in settimana ci sarà un decreto per contenere il prezzo del carburante al distributore per rateizzare le bollette energetiche. C'è stato anche oggi un incontro tra i ministri Franco, Cingolani e Giorgetti. Si punta a finanziare queste misure con l'extragettito dell'IVA e con una tassa sugli extra profitti delle aziende del settore. In settimana sarà varato anche un decreto per superare l'emergenza sanitaria allentando le misure di contenimento del virus. È tutto. Parliamo ora degli effetti della guerra sull'economia. Tra i settori più duramente colpiti dal caro benzina c'è l'autotrasporto. Oggi tavolo, governo, imprese al Ministero delle Infrastrutture. C'è lì in diretta per noi Giampiero Scarpati. Giampiero. Sì, la notizia più importante è che per ora è stato scongiurato il fermo nazionale dell'autotrasporto, è quello che è emerso dall'incontro tra la viceministra Bellanova e le associazioni degli autotrasportatori. Il governo ha presentato un protocollo d'intesa che sarà esaminato nei prossimi giorni dagli autotrasportatori, in cui si affronta anche il nodo del caro carburante che sta creando tanti problemi a questo settore, come vi raccontiamo in questo servizio e poi in linea allo studio. È appena arrivato il camion del gasolio che ci scaricherà nelle nostre cisterne. E oggi scarichiamo al prezzo di 1,70 euro, mentre a gennaio scaricavamo al prezzo di 1,10 euro al litro. In questa impresa di autotrasporto alle porte di Roma il caro carburante si sente e come. I prezzi del diesel e del metano sono esplosi e i costi non coprono più le spese. Questi qua sono camion LNG fermi. Sono camion a metano e sono fermi? Sono fermi, completamente fermi. Perché sono fermi? Perché il prezzo è arrivato alle stelle e non riusciamo più a sostenere questi costi. Questa azienda ha 80 mezzi che fanno consegne in Italia e in Europa. Per capire quanto incide l'aumento dei carburanti, facciamo l'esempio di un viaggio Roma-Milano. Quanti litri di gasolio ci vogliono per andare da Roma a Milano? Circa 250. Quindi per 250 litri di gasolio, a gennaio spendevate 280 euro, adesso 460 euro, quasi 200 euro in più. Secondo Confartigianato, nell'ultimo anno gli aumenti del gasolio per le piccole e medie imprese dell'autotrasporto hanno già comportato un aggravio di costi di 535 milioni di euro. Al momento a parecchie commissioni dobbiamo dire di no, perché più sono i viaggi e più appunto sono i costi. In 20 giorni di guerra anche le relazioni economiche tra Unione Europea e Russia sono state rivoluzionate. Dietro alle sanzioni, arrivate oggi alla quarta tranche, c'è una svolta decisiva dell'industria tedesca. Ce ne parla Carlo Maria Miele. Nei carri armati russi che hanno invaso l'Ucraina vi sono componenti prodotte dal gruppo tedesco Bosch. La notizia oggi sulla prima pagina della FAZ, quotidiano di Francoforte, sta creando un profondo imbarazzo in Germania. 20 giorni di guerra in Ucraina hanno rivoluzionato l'approccio della prima potenza economica europea alla Russia.
Prima dell'invasione erano 3.650 le aziende tedesche a Mosca, secondo il Financial Times, per 25 miliardi di euro di investimenti fino al 2019. A Berlino valeva il motto Wandel durch Handel, il commercio come strumento dolce per favorire il cambiamento nei paesi autoritari, metodo oggi accantonato. La Germania ora è allineata con l'Unione Europea sulle dure sanzioni a Putin. Non solo, la Bayer multinazionale di Leverkusen minaccia addirittura di interrompere le forniture di sementi alla Russia. Il governo poi ha sospeso il Nord Stream 2, il gasdotto che avrebbe raddoppiato le forniture russe di metano alla Germania. E viste oggi le immagini dell'ex cancelliera Merkel e dell'allora presidente russo Medvedev all'inaugurazione del primo Nord Stream, datate 2011, assomigliano a un ricordo sfocato. E poco fa dagli Stati Uniti ha parlato Biden. Ci colleghiamo subito con l'inviata Perla Di Popa. Perla, che cosa ha detto il presidente americano? La guerra di Putin ci ha resi più uniti in America e nel mondo. Così il presidente Biden, firmando la legge di bilancio che stanzia 13,6 miliardi di dollari per l'Ucraina, una legge fortemente voluta in modo bipartisan dal Congresso. La Casa Bianca ha poi confermato che Biden volerà in Europa la prossima settimana per partecipare al vertice NATO straordinario e per riaffermare l'impegno ferreo al fianco degli alleati. La Casa Bianca lavora anche ad una possibile telefonata con il leader cinese Xi. A voi. E noi torniamo in Italia con la politica. Sul tema energia, il confronto tra i partiti, a partire dal monito arrivato oggi dal presidente della Camera Fico. Ce ne parla Francesco Maesano. La parola speculazione non è un tabù. Le forze politiche la usano apertamente parlando degli aumenti di gas e benzina. Il presidente della Camera Fico chiede che il faro del Parlamento resti costantemente acceso sul punto per contrastare sia gli aumenti sia chi fa il furbo guadagnandoci. L'altro concetto che non è più tabù per i partiti è scostamento di bilancio. Conte, che oggi era all'ambasciata ucraina per presentare la mozione per nuovi aiuti umanitari, ne parla apertamente. Di qui la necessità anche di operare un meccanismo di trasferimento da quei comparti che hanno conseguito guadagni extra. Tre proposte per frenare la corsa dei prezzi arrivano dal Partito Democratico. Un assegno per tagliare i costi delle famiglie in difficoltà, il taglio delle accise sui carburanti per portare il prezzo sotto i 2 euro e poi bloccarlo come ha fatto la Slovenia, e più aiuti per le imprese e gli autotrasportatori. E se la Lega punta tutto sul taglio delle accise, Forza Italia, oltre a un calmiere nazionale, spinge per una strategia europea, ovvero un tetto comune ai prezzi di gas e benzina. Perché non deve esserci concorrenza sleale all'interno dell'Unione se vogliamo insieme infliggere sanzioni alla Russia, ma nello stesso tempo tutelare i nostri consumatori. Parliamo ora di riforme, perché alla Camera è stata bocciata la proposta di Fratelli d'Italia, prima firma Meloni, sul presidenzialismo. Andiamo in diretta da Francesco Maesano. A te, Francesco. Sì, per darvi conto proprio di questo caso che si è aperto qui alla Camera nel centrodestra in Commissione Affari Costituzionali, Fratelli d'Italia aveva presentato un testo sul presidenzialismo, uno storico cavallo di battaglia del centrodestra. Ecco, questo testo è stato bocciato a maggioranza. Decisive due assenze dentro la Lega e dentro Forza Italia, partiti che in ogni caso hanno votato contro la soppressione del testo, evidentemente insieme a Fratelli d'Italia. Poco fa è intervenuta sui social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con una dura reazione. Ascoltiamola, Polini, a voi. Ora, io non so se questa proposta non sia passata per superficialità di alcuni o per una scelta politica. So che i partiti politici, se hanno dei parlamentari che non possono andare in commissione quel giorno a votare, li possono tranquillamente sostituire. Non so quale sia il problema per cui questa proposta, che è una proposta storica del centrodestra e che è una proposta che sicuramente ha la maggioranza e il consenso tra gli italiani, non è passata. Non so quale sia il problema, ma so che c'è un problema. Italia e Santa Sede celebrano l'anniversario dei patti lateranensi. Il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Draghi incontrano la delegazione vaticana con i cardinali Parolin e Bassetti, con il pensiero alla crisi in Ucraina e agli altri conflitti nel mondo. Ce ne parla Ignazio Ingrao.
La drammatica situazione dell'Ucraina, uno dei temi principali al centro dei colloqui tra Italia e Santa Sede, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Mario Draghi. Con loro il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e diversi altri esponenti del Governo. Un ampio confronto con la Delegazione Vaticana nella cornice dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede per l'incontro annuale per l'anniversario dei Patti Lateranensi. La Delegazione Vaticana guidata dal Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin, per la CEI dal Cardinale Gualtiero Bassetti. Particolare attenzione è stata data alla situazione internazionale, grande preoccupazione per la guerra in Ucraina, ma uno sguardo anche alle altre situazioni di crisi, a cominciare dal Medio Oriente con il Libano. Poi il tema dei profughi e dei migranti. Italia e Santa Sede hanno sottolineato la necessità di uno sforzo condiviso per rendere più umane le condizioni di vita dei migranti, particolarmente di quelli che fuggono dalla guerra, anche tramite specifici interventi presso le nazioni di transito o che accolgono i rifugiati. Intanto Papa Francesco ha ricevuto una lettera di invito dal sindaco di Kiev a visitare la città, alla quale il Papa ha risposto assicurando preghiere per quanti sono vittime della violenza. E il 25 marzo Bergoglio consacrerà la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Parliamo ora della pandemia in Italia, perché in 24 ore sono in crescita i casi, oltre 85.000. Aumenta anche il numero delle vittime, che sono 180, mentre il tasso di positività è in leggero calo, 14,5%. La curva sta risalendo. Lo scorso martedì i nuovi casi erano poco più di 60.000 con un tasso dell'11,3%. Ora una notizia sul crollo del ponte Morandi. Autostrade per l'Italia e Spea hanno chiesto di patteggiare con una pena da 30 milioni di euro la responsabilità amministrativa delle due società. La procura ha dato parere positivo, ora aspetterà al GUP decidere. L'eventuale accordo non influirebbe sulla posizione di ex manager e dirigenti nel futuro processo. Non lava la coscienza, scrivono in una nota i familiari delle 43 vittime. E torniamo in Ucraina, perché l'esercito russo continua a bombardare la città di Mykolaiv, passaggio strategico per Odessa. Daniele Piervincenzi è collegato con noi proprio da lì. Daniele, qual è la situazione e cosa ci si aspetta nelle prossime ore? Beh, ormai si spara a 3 chilometri dal centro di Mykolaiv e anche oggi sono arrivate diverse bombe sui centri abitati, sui quartieri residenziali ad alta densità popolativa. È arrivato un missile addirittura sganciato da un aereo e poi le solite bombe a grappolo, le cluster bomb che fanno tantissimi danni, tantissimi feriti e alcuni colpi di artiglieria. Quindi la strategia russa anche a Mykolaiv, qui sul fronte sud, è quella di terrorizzare la popolazione. Ma c'è stata un'accelerazione, hanno coperto diversi chilometri spostando la linea del fronte sempre più vicino al centro della città. L'intenzione è quella di prenderla velocemente, anche se i giovani soldati che sono nelle postazioni ucraine giurano che difenderanno il passaggio per Odessa fino all'ultimo uomo. Nei prossimi giorni si aspetta un'escalation, ovviamente l'assedio nei confronti di questa città che contava 500.000 di abitanti. Ora vi facciamo vedere un breve resoconto della giornata. Questo è il Mar Nero e laggiù si intravede il ponte principale che collega Mykolaiv al resto dell'Ucraina non occupata. Mentre dalla periferia della città giunge l'eco dei combattimenti fra i due eserciti, le bombe russe scavalcano le trincee e fanno strage di civili. Sono alla base di un cratere creato da un missile lanciato da un aereo ieri. È sicuramente l'ordigno più pesante finora che ha bombardato Mykolaiv. Ma è inquietante, c'è una macchina. Ha travolto. Vi sento benissimo. Ha travolto quasi tutto, le case non esistono più. Sto provando a risalire, non è facile. Per far vedere la profondità, saranno 4 metri di cratere. Sperando che passino le persone qua, perché qua c'è un punto di luce con blu e rosso. E in questa città sotto assedio, Mykolaiv, i cittadini provano a resistere in ogni modo. Tra loro c'è un italiano arrivato dalla Sicilia 17 anni fa. Ha deciso di rimanere nonostante tutto. Giorgio Specchia lo ha intervistato. Arrivano dalla città, da Kherson. Arrivano. Affacciarsi al terrazzo di casa, guardare l'orizzonte, sapendo che da lì a breve potrebbero arrivare i russi,
Speriamo che li bloccano là, perché io non penso che li fanno arrivare. Mykolaiv, 500.000 abitanti sulla strada per Odessa. Salvatore Barone, arrivato dalla Sicilia, vive qui da anni con la moglie e due figli. Ecco, eccomi qua, non c'è il pane, guardate, non c'è niente più qua, niente più, niente più, niente più. I supermercati vuoti, i palazzi, in fiamme a due passi da casa, l'aeroporto dista solo un chilometro. Tre volte almeno hanno provato ad occupare l'aeroporto militare, ma noi l'abbiamo respinti e adesso l'aeroporto è in mano a noi. Lei parla di noi? Noi, dopo 17 anni. La paura c'è, ammette Salvatore. Qui è dove ci ripariamo noi. Ogni volta che suona l'allarme si corre in cantina. È abbastanza protetta, è a 3,5 metri sottoterra. Un passato da poliziotto a Catania, un presente in Ucraina. Oggi mangiamo spaghetti col sugo di pollo. Al di là dell'amore per la cucina italiana, la sua vita è qui a Mykolaiv. Neanche la paura delle bombe, dice, lo farà andare via. Dobbiamo difendere questa terra, la dobbiamo difendere, perché noi, io ho scelto di venire qui e qui voglio rimanere. Ho detto, quando morirò, mi seppellirete nel giardino. Sono ormai 3 milioni i profughi scappati dall'Ucraina. Per la maggior parte si tratta di bambini e molte donne incinte. Seguiamo il racconto della nostra inviata Roberta Ferrari al confine polacco. Questa è una scuola. L'abbiamo adattata in pochi giorni con gli altri volontari. Materassi e coperte al posto dei banchi per tutti, giochi e vestiti puliti. Il piccolo paese di Yaroslav apre le sue porte a chi fugge dalla guerra. Qui ospitiamo quasi 200 persone. Possono rimanere tutto il tempo che vogliono. Qui hanno un letto, gli diamo vestiti puliti. Ecco, chi vuole può prendere delle scarpe. Queste stanze sono tutte occupate? Sì, tutte già occupate. Sulla finestra è appeso un cartello bianco con la scritta Italia, perché qui arrivano molte donazioni dal nostro paese. La piccola Natasha insiste per dire che ha già imparato qualche parola della nostra lingua. Italia, grazie. I miei bambini hanno ricominciato a giocare dopo tanto tempo, mi dice questa donna. Veniamo da Komarov. Abbiamo viaggiato per 4 giorni. È stato molto difficile lasciare tutto, lasciare il mio uomo. Sono andata via senza prendere niente, solo i miei figli. E non so cosa ci aspetta domani. Il pensiero torna a chi è ancora lontano, a chi è rimasto in Ucraina. L'ultima immagine che ricordo della mia terra è un missile che squarcia il cielo. Ho 5 figli. Ora qui abbiamo trovato un po' di pace, ma i bambini continuano a chiedermi quando torniamo a casa. Ha il viso scavato, Nadia, significa speranza. Oggi, quando ho aperto gli occhi, ho pensato, tra pochi giorni sarà primavera. Vorrei vedere i tulipani fiorire, vorrei solo tornare a casa. Ha perso il braccio in una sparatoria in cui è rimasta coinvolta Bucha, a nord-ovest di Kiev. Ora la piccola, che ha 9 anni, si trova a Roma con la madre per essere curata. Felicità Pistilli le ha incontrate, vediamo. Ci mettiamo al pianoforte con Sasha, proviamo a coprire con la musica il rumore delle bombe. Sasha suona con una mano sola, la guerra le ha portato via l'altra. Bucha, a pochi chilometri da Kiev, era il 4 marzo, mentre scappavamo. Siamo stati travolti dagli spari, racconta Yulia, mio marito è morto. This is my husband. Non chiedetemi altro di quello che è successo, è quasi una supplica. Fa fatica a non piangere Yulia, ma si sforza. Una mamma che vuole cancellare l'orrore dallo sguardo della figlia non può permettersi che il suo si riempia di lacrime. Come avete visto, la bambina non piange, soffre senza piangere. Dobbiamo cancellare tutto questo dolore. Ci legge una favola, Sasha. Attorno a lei, giocattoli e volontari dell'associazione Amici per la Pelle, che l'hanno portata in Italia per le cure. L'accoglienza qui, a casa Ronald, a un passo dall'ospedale Bambino Gesù, dove sarà operata nei prossimi giorni. Da sola non vedo un futuro. Abbiamo bisogno di un aiuto, anche psicologico. Mi fido dei dottori, perché Sasha possa vivere come dovrebbe vivere una bambina. Tutto è successo davanti ai suoi occhi, dice la mamma, che la porta a vedere il mare. È questo l'orizzonte che merita una bambina di 9 anni.
Sono 44.000 i profughi ucraini arrivati in Italia dall'inizio del conflitto, un flusso che in gran parte passa da Trieste. Seguiamo l'inviata Giulia Serenelli. A un passo dalla frontiera un centro di accoglienza per gli ucraini in fuga. Questo era un autogrill. Lo ha aperto Felix 23 anni fa dalla Romania, è arrivato qui a Trieste. Gloria all'Ucraina, il messaggio che saluta i profughi che hanno appena attraversato il confine con l'Italia. Questo era il bancone del bar che adesso è una specie di reception. Dopodiché qua hanno tutti i beni per fare la colazione e dopo là c'è la saletta per i bimbi. E così su questo piazzale davanti alla frontiera si incrociano i racconti di chi scappa dalla guerra e di chi invece è andato via da tempo. Maria e sua mamma Nadia, da anni a Trieste, vengono qui ogni giorno mediatrici culturali volontarie. Quando ti dicono, anziché dicono buongiorno, dobry den, è per loro un... Sì, perché un sollievo. L'accoglienza di chi è stato accolto. Trieste, città di confine, dal suo valico arriva in Italia la maggior parte degli ucraini in fuga. Città multietnica, interreligiosa, già terminale della rotta balcanica, che adesso si prepara all'accoglienza di questo nuovo flusso. La fila fuori dalla questura di Trieste, dentro gli adulti sbrigano le pratiche per la protezione temporanea, i bambini disegnano. Grazie. Documenti per lavorare e andare a scuola, ma prima uno sguardo al mare, parte da qui la loro nuova vita. A Little Odessa, l'enclave russa di New York, la guerra in Ucraina lascia tracce sulle persone e persino sulle insegne dei locali. C'è andata la nostra inviata, Perla Di Poppa, e questo è il suo racconto. Prendere la metropolitana a Manhattan e ritrovarsi a Mosca, Brooklyn, ultima fermata, dove New York si immerge nell'oceano Atlantico. C'è un angolo di Est Europa che non parla inglese. Io non parlo un po' inglese. Benvenuti a Little Odessa, la più grande comunità russofona dell'emisfero occidentale. Qui russi e ucraini convivono in pace dai tempi della diaspora post-sovietica, ma con la guerra qualcosa si è spezzato. Le migliori aringhe affumicate del quartiere si trovano qui. Il negozio, che ha cambiato nome, fino a una settimana fa si chiamava Sapori di Russia. The name is very uncomfortable. Non ci sentivamo più a nostro agio con questo nome. Abbiamo cambiato l'insegna. Io sono nato a Odessa. Il mio cuore è lì, con la mia gente. Lei russa, lui ucraino. I proprietari della boutique del caviale non vogliono parlare, sono a lutto. E non solo, perché il bando di Biden sull'import di pesce li costringerà a chiudere. Vicini di casa che da un giorno all'altro hanno smesso di parlarsi, ma anche solidarietà e bandiere gialle e blu che spuntano ad ogni angolo. Ilina è arrivata 40 anni fa dall'Unione Sovietica, nella Russia di Putin, rivede tutto quello da cui è fuggita. In Russia la gente ha paura a scendere in strada, rischia la vita. Putin è un pazzo e va fermato. Ha invaso un paese pacifico. Io sto con l'Ucraina. Ed è tutto, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e buona serata.